Benvenuti ragazzi e benvenuti al 27esimo episodio della nostra serie. Volta scorsa abbiamo completato questa quest del vampiro e vi avevo promesso che avremmo iniziato a breve la quest principale. Sorry, I didn't know. Facciamo effettivamente e andiamo a incominciare, non so perché questo ci segua correndo, ma va bene. Andiamo a incominciare la quest principale, che è forse una delle più interessanti, perché ovviamente è la principale, è un po' più strana. Allora, I'm pleased to see you again. Ah, pensavo fosse Roland, perfetto. Come credo voi sappiate, intanto andiamo a selezionarla. Mi pare abbia il simbolo del calice. Non lo so. Tu vuoi vedere? Ok. Allora, come vi ricorderete, una breve premessa: l'imperatore ci ha dato questo amuleto, noi l'abbiamo dato a Jafre, e Jafre ci ha detto di andare a cercare Martin, che presta servizio come sacerdote nella cappella di Akatosh, a Kvatch. Andiamo a Kvatch e riportiamo Martin. Avete già visto mille volte che quando passiamo di qui c'è questo strano problema, ovvero la città non ha nessuna porta e qua giù c'è tutto Kvatch, perciò andiamo qua. Kvatch, va bene. E già il nome Kvatch è molto molto british da pronunciare. E allora, la quest principale brevemente è abbastanza lunga, ma come on, run! Finché c'è tempo, fuggire da cosa? God's blood. Per Dio, non lo sai. Deidre overran Kvatch last night. There were glowing portals outside the there. Non puoi venire di sotto la città, vai a vedere. Come hai fatto a scappare il capitano della guardia? Facciamo un piccolo accampamento con i superstiti. Guardate questo cavallo che corre via di là. I superstiti della città, poi palizzate di legna. Il prete, che ci sta sempre. Questo è tipo il tipico profeta omicida. Guardate laggiù, qualcosa è esploso. C'è qualcuno che sta tirando incantesimi all'estrema manca. Sono curioso di sapere chi. Boh, sarà un bandito che ha ucciso quello lì che è corso via. Chissà. Comunque, noi saliamo da questa strada e notiamo che cosa succede. Beh, per esempio, gli alberi iniziano a seccare, il cielo diventa un po' diverso a quanto pare, no? E questa è proprio la texture del cielo di Oblivion. Di Oblivion, no? Allora, Oblivion, per chi non lo sapesse, poi fra un po' uscirà la guida di Elder Scrolls. Comunque, Oblivion è un mondo, perché nell'universo di Elder Scrolls, diciamo, ci sono dei mondi paralleli. Uno è il Mundus, quello su cui siamo noi adesso, poi c'è l'Oblivion e poi c'è l'Aetherius, dove stanno gli dei. Ecco il portale. Allora, l'Aetherius, ci sono gli dei, è un mondo molto bello, eccetera. E l'Oblivion invece è un mondo di ispirazione, non sempre in realtà, a seconda di chi lo abita, diciamo, diventa di un certo tipo, cambia. E poi c'è, cavolo, sono bloccato, poi c'è le, ah guarda, cambiamo le armi, vi faccio vedere un piccolo bug, proviamo, vediamo se funziona, perché potrebbe star funzionando, Però facciamolo con una piccola cosa, tipo la pozione di guarigione. Ok, no, non ha funzionato. Vediamo di meglio. Praticamente l'Oblivion è un mondo che è plasmato a seconda del Daedra che ci vive e ha le sue particolarità. Per esempio, e tra l'altro le stelle che si vedono di giorno dal Mundus sono i buchi che sono nell'Oblivion attraverso cui si vede la luce dell'Eterno. Stand back, sir. Comunque, this is no place. Questo qua ci dice di andare all'accampamento. Cosa fare adesso? Aiuto. You want to help? Aiuto, scherzando? Fa tutto ciò che posso. Cancello Oblivion. Martin Kvatch. Lui ci ha detto. Abbiamo anche un incantesimo di danno addosso, non so perché. Allora, lui ci ha detto un obiettivo della missione, ovvero ritiene che sia dentro. Devo aiutare a riprendere la parte dell'unità e va bene, riprendere la città. Facciamo. Peraltro, questo calcio di Oblivion in realtà non si entra facendo così, ed è una cosa purtroppo, cioè
potevano farlo già che c'era. E si entra a prenderlo con una porta normalissima. Questo è il qui. Nello premio. E qui entriamo in questo mondo parallelo. Che è del certo dio che si chiama Camora. Non mi ricordo. Che è un dio un po' diverso. Cioè un Tether, non è un dio. Wow. Allora, questo è un inferno. Sta lì. Facciamo troppo stile. E sono molto più forti e perché lancia le palle di fuoco. Sono vulnerabili con gli attacchi di fuoco. Allora, questo è Kalenafar. È una tipica creatura, questo è piccolino. Poi una volta che sali di livello ci saranno anche quelli più forti. E questi sono i furfanti che sono proprio scarsoni. Hanno la pelle di furfanti che vale abbastanza, però non vale niente. Detto ciò, c'è questo qui che adesso sta continuando a correre avanti e indietro, ma in realtà vorrebbe stare un po' con noi. Vedete, adesso viene di qua. Thanks the night. Grazie, no, non pensavo che incontro un molto amichevole. The others. Gli altri hanno portato la torre. Bene. Allora qua dice, potete scegliere se farvi seguire da questo qui, che tanto di sicuro morirà in ogni caso, perché è troppo scarso. Oppure mandarlo fuori e vi aiuterà dopo. Io lo mando fuori. All right. Magari mi aiuta un po' dopo. Tra l'altro vi faccio vedere una bella cosa. Se li trovo, eccoli qua. Su queste cose c'è scritto, se voi riguardate con texture decente, in caratteri dedrici, che è un tipo di carattere, here is no, there is no. Cioè, qui non c'è niente, niente è. Non è niente. Comunque è un po' così, visione pessimistica. Vi accorgerete presto che con togliatola di fuoco, che abbiamo già visto in volta scorsa, le palle di fuoco sono proprio la cosa più inutile che esista. Le frecce di ghiaccio invece funzionano, devo dire. Poi allora ci sono queste qua, erbe di sangue, che sono difficili da raccogliere, però magari. Poi ci sono queste erbe qua che sprigionano un gas velenoso. Poi vediamo altro. Ah sì, c'è una pianta che mi cerca di uccidere, che è questa qua. Se vedete, mettete sotto a rada. Vedete qui e lei fa ecco, vedete che cerca di uccidere. Va bene. E poi ci sono questi saccocci che sono tipo delle casse, molto carine. Molto utile. Allora, io non ho pensato di andare. Anzi, sapete cosa facciamo? Facciamo così. Andiamo. Anzi, senza stare a perdere tempo, interrompo un attimo di registrare, poso le cose a casa e poi torno qui, ok? Allora, ci vediamo dopo. Eccomi di nuovo, ragazzi, sono tornato e allora, siamo di nuovo qui. Sono andato un attimo a casa a posare un po' di roba perché avevamo troppe cose in inventario. Allora, qua non dovete vedere che poi le rocce dovrebbero cadere. Ok, cambiamo metodo. Furfante, si può prendere come al solito. Ecco qui di nuovo due cosetti contenitori, diciamo. Questi sì che li possiamo prendere. Sai di fuoco e oro. Oro perla e stivali cotta di maglia che lascio lì. Poi laggiù c'è un bellissimo furfante. Ce ne fosse ancora un altro da qualche parte. Ci sarà probabilmente. E l'abbiamo ucciso con la freccia. Eccola. Fatto schifoso. Asa. Killed. Allora, cosa. Noi siamo venuti qui per chiudere il portale di Oblivion, però non sapremo bene come fare, no? Anche quelle che sono delle mine che esplodono se vi avvicinate. E vi uccidono. È un'altra cosa. Fanno le robe di tutto il genere e sono molto contenti. E pericolose. Non andarci sopra, cosa ovvia. Ma comunque noi lo diciamo. Allora, qua vedete che c'è quella torre lì. La torre più grossa, caso strano. E è proprio la torre dove dovremmo andare a per disabilitare il portale. Dobbiamo esattamente. Oddio. Ecco. Vedete che è straforte sto nuovo.
così, ogni tanto devi spingere la palla un po' caldo. Allora, siccome ci ha quasi ucciso sta cosa, io mi guarisco con la pozione, perfetto. Buonissimo. Ora metto un attimo un anello che avevo notato che avevo. Devo mettere questo qua, fuoco del sole, perché resiste malattie, specialmente rifletti incantesimo 14%. È un'ottima cosa. Funziona davvero bene. Entriamo nel reattore più grossa praticamente. Quella che è collegata alle altre con i ponti. In banchetto di sangue potete vedere che dentro la torre ci sia questa specie di raggio che sale in alto, vedete, tipo questo. E hanno la regola giusta. Poi questi sono per la magica, rigenera la magica. Benissimo, prendiamoli tutti e due. Uccidiamo gli Atronach. Uno. Cavolo, quello più nascosto bene. Due. E qua iniziamo adesso. Andiamo un po' in fretta perché è meglio andare un po' in fretta. Iniziamo la salita. Notate che di solito sono simmetriche le torri. Partendo da queste sale di squartamento, poi è sempre qua alla fine. Sale di squartamento, si sale. E si arriva alla fine in cima. Però prima di arrivare in cima bisogna fare tutta questa strada. Per esempio qua sale la cittadella. Tanto però non posso fare assolutamente niente. Allora, questa cosa di questi Atronach è abbastanza fastidiosa. Allora, questo è un tremola abbastanza forte, devo dire. Un cuore di Dedra che vale molto. E poi uno scudo Dremora. Lo scudo Dremora è identico allo scudo Dedric, ma è molto più scarso. E lo scudo Dedric non vale tipo 3000, non so, una roba. Queste fontane di sangue invece servono per rigenerare la vita. Se voi adesso è bruttissima la fontana, una volta l'ha fatta un po' meglio, la prendete e vi rigenera la vita. Ci ho detto, cioè, banchetto di sangue oppure porta della cittadella. Di qua si va giù, perché abbiamo detto che non si mette. Noi andiamo invece a banchetto di sangue. Andiamo invece a banchetto di sangue. Sì, faccio un attimo vedere che questo qua, se ci becca con un incantesimo, gli viene riflesso l'incantesimo. Oh! Perfetto. Un altro Dremora morto, con un bellissimo rovino perfetto. Io una volta collezionavo le pietre preziose. Poi dopo un po' ho smesso perché tanto ne avevo così tante che penso che avrò riempito tipo 3 secchi di pietre preziose, perle. No, in verità le perle erano ancora più grosse di pietre preziose. Ho fatto 2 secchi di perle e 3 di pietre preziose. Una cosa assurda. Cato. C'ero qua. Ecco, danno fuoco all'effetto rimasto. Io non ho tirato niente di fuoco. Solo che siccome gli hai rispedito l'incantesimo. Ovviamente. Allora, queste porte a cittadella sono sempre chiuse, però non con impossibile. L'unica impossibile. Ah, qua vi fa vedere la trappola. Occhio che ci sono queste trappole qua. Il succo della cosa è questo. Adesso mi si è bloccato un attimo. Vedete, si muovono così. Lì c'è un omino così piazzato lì. Perciò rimane aperto. Bene, noi andiamo a Pianura di Oblivion. Passiamo dal ponte. Oh, che bello il ponte. Che bella l'ambientazione. Tra l'altro là ci sono un po' di... Non tocchiamoli che poi ci inseguono. E quella roba che vedete di sotto è un mare di lava. Però non sembra lava. E entriamo in una di queste torri. Adesso non so se sia questa o quella dell'altra parte. Credo questa. Over here. Questo... Oh. Oh. Lì c'è un... cosa? Come si chiama? Una griglia. E parliamo con questo Dremora. You should not be here. Mia. Oh. Over here. Forse non so. Join my He has been killed. E poi prendiamo l'acchia. Volendo potremmo prendere anche questo che vale 300, è pesantissimo. Prendiamo. Adesso parliamo a questo quickly, qui. Quickly, there's no tempo. You must get to the top of the large tower. The sigil key. Io so già. Trovo la pietra e sigillo. Lui è chiuso qua dentro e qua dentro non resterà, non possiamo aprirlo. Sfigato. Beh, ciao.
Poi volendo, la prossima volta noi ne incontreremo tanti cacciatori, dopo un tot di missioni che fate, delle queste principali, non mi ricordo più bene, che appunto iniziano a comparire i cacciatori per dappertutto. E se volete potete anche chiuderli tutti, ma io di solito li lascio aperti. Solo una volta li ho chiusi tutti e non ci guadagnate niente, cioè solo la pietra del sigillo ci guadagnate. Allora qua bisogna fare attenzione perché ci sono queste punte, no? Ora noi ci attiriamo magari questo, se viene. Dai. Voglio provare se posso fare la capriola. No, non posso ancora farla. Abbiamo. Sì. Dai, di qua. Di là c'è la discesa dall'altro lato che si mette, come abbiamo detto. Andiamo a Banchetto di Sangue. Banchetto di Sangue è sempre questo qua centrale. Poi ogni tanto ha dei nomi diversi, comunque, in ogni caso. Sono sempre simili. Quando vi trovate a queste punti qui, dovete entrare in queste specie di porte. Questo. Questi qua sono sempre molto ricchi. E abbiamo anche trovato un incantesimo che ci farà comodo. Ma queste sono delle porte, voi le accendete proprio sopra. Queste sono tipo delle ceste, sono molto utili. Spesso sono piene di zeppeli, vabbè, valorosi. Adesso qua mi piacerebbe uccidere questo qui sul ponte, così lo faccio cadere giù. Ecco, facciamo cadere giù. Cosa sta arrivando? Una volta avevo fatto un incantesimo con una mod che spingeva gli occhi. E con questo coso qui, presente, li facevo sempre cadere giù senza neanche ucciderli. Ovviamente poi morivano. Però, mazza tremora, via. Fa troppo schifo. Perfetto. Corriamo su da questa rampa di scale. E vedete che arriviamo a questo punto dove c'è questa specie di... qua. Non lo so, cosa sembri. Entriamo nel sigillo di sangue, che è l'ultima sala, che è la sala proprio finale attraverso la quale chiuderemo il portale. Ci prendiamo l'incantesimo di vigile della vita, la magica che fa sempre bene, è inutile, e picchiamo a sangue con distinzione. Quando vedete questi qua sono spesso evocati, perciò conviene uccidere questo qua direttamente e l'altro squadro. Non è evocato, insomma, so, però sì, era evocato infatti. Quella è una spada tremora, che segue tutte le cose tremora, sono uguali alle spade tecniche. In particolare questa spada credo sia magica, senza per animosità. Ah sì, spesso, cavolo, sembra carico. Spesso le... questo si è rotto, no? Non ci posso credere. Questa pure sta rompendosi. Comunque, questo togliamo. Quando è rotto è come se non ci fosse, praticamente. Volendo potremmo mettere questo, ma... butterei lo scudo di ferro. Beh, vedete, vediamo che 230-225. Mi sa che dobbiamo buttare per forza. Ma questa, oppure questo vale di più. Sottrae salute, mizzeca. La spada invece è sottrae lame, sottrae contundente. Io butterei la spada che è la più. Vedete lì che c'è una cosa abbastanza carina. Cioè, adesso vi faccio vedere un po' più di più vicino. Tra qua vedete che cosa abbiamo qua? Tipo una pietra sul fuoco, cioè una roba così. E questa pietra sul fuoco non è altro che... Sì. Non so ancora bene. Oh, che bella pietra sul fuoco. Proviamo a cliccarla. Oh, sì. Ecco che inizia. Viene aggiunta in dettaglio e si spacca. Qua io ho detto, cavolo, adesso sono rimasto qui a guardare, ho detto adesso invece dovevo scappare e invece no. Mi butta fuori dal portale. E... ta-da! Portale è chiuso. Ora, ci sono i tipi lì, ma io direi che concludiamo la puntata. Perciò è salvo su questo qua. Scegli un nuovo salvataggio, sì, sto salvando, ok. Sì, salvo, pensavo di star caricando.
Allora ragazzi, siamo arrivati finalmente alla quest principale. E nella prossima puntata credo proprio che andremo avanti con questa qui. E allora ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti ragazzi.